Spesso noi ragazzi del Now DTG trattiamo di argomenti che riguardano la nostra vita attuale e ciò che ci aspetta nel futuro, ma ultimamente ci siamo soffermati a pensare sul passato, proprio sulla storia della Seconda Guerra Mondiale, dato che la stiamo studiando in preparazione agli esami di maturità. Abbiamo cercato un dialogo con una persona che ha vissuto questi momenti di vita difficile. Proprio per questa occasione abbiamo qui la signora Bruna Salve. e la nipote. Ciao, sono Elena. Adesso poniamo la prima domanda alla signora Bruna. Quando si trovava in centro e si sapeva di un imminente bombardamento, come si comportava e dove andava? La prima cosa naturalmente era cercare un rifugio antiaereo nelle vicinanze della posizione in cui mi trovavo. Io ho un ricordo molto limpido. Dove mi sono trovata proprio in centro, di fronte al castello che suonava l'allarme antiaereo. E ho buttato immediatamente la bicicletta perché non c'era tanto tempo. Sul posto dove mi trovavo, in mezzo alla strada, sono corsa dentro il castello e conoscevo il rifugio di combinazione antiaereo che era sotto al castello dove c'erano le prigioni di Ugo e Parisina, rasente all'acqua proprio, e perché lì mi sentivo più sicura. Come faceva a procurarsi da mangiare? Adoperando una carta non aria, si chiamava così, e solo con quella potevamo rifornire del cibo stabilito in misura, in quantità per ogni persona, e facevo la fila lunghissima per arrivare al banco di distribuzione. Questi, diciamo, rifornimenti dovevano bastare per la settimana, cibo come il pane, pasta, insomma tutti i generi di alimentazione per una famiglia, ed era di una scarsità tale che purtroppo si doveva ricorrere anche a trovare del cibo a mercato nero con i soldi. Solo per la coda del pane, ad esempio, ci voleva una mattinata perché la fila era enorme abitando in città. Se mentre passeggiava incontrava i tedeschi, come si comportava? Li ignoravo perché mi erano completamente indifferenti. Cioè, quello che io volevo dimostrare per abbattere la loro superiorità, per andare contro a quella paura che avevamo tutti. Loro pretendevano un grande rispetto della loro potenza e io realmente io sentivo questa avversione dell'invasore, la paura, il terrore per la mia famiglia, per tutti. Quindi dimostravo questo ed era una finta. Forse poteva essere anche una provocazione, ma io non li ignoravo completamente, come se passasse uno sconosciuto qualsiasi. E invece loro mi guardavano con un certo stupore, perché tutti dimostravano paura e terrore. E guai a reagire, perché c'era la paura di essere deportati, campo di concentramento soprattutto. Si ascoltava la radio clandestina, per esempio Radio Londra, che noi avremmo provato quelle stesse tragedie e quelle stessi maltrattamenti che già altre nazioni avevano subito, che mi è rimasto nella memoria. Era che ero sfollata a Casumaro, vicino a Finale Emilia, e tornando dalla spesa della distribuzione dei generi alimentari, anziché fare la strada più corta, dovevo passare per un posto di blocco. Facevo una strada più lunga, allungavo di 12 km ed ero sempre con una bicicletta. Campagna. Ma siccome anche i tedeschi forse avevano la stessa idea, un giorno, passando di lì d'inverno alle 4 del pomeriggio, che era quasi, cominciava a scendere la sera, passa una piccola colonna di tedeschi con il camion pieno di soldati. E io ho capito immediatamente che ero vicina ad una paura da affrontare. E infatti immediatamente arriva un caccia, arrivato in picchiata, e ha mitragliato tutti questi camion. I soldati si sono rifugiati nelle campagne, io ho preso la bicicletta e mi sono buttata in un fosso e sono rimasta
con la bicicletta dentro questo fosso coprendomi, ma vedevo tutte le mitragliere a sputare fuoco e mi sono passate lì, così, davanti. Sono stata fortunata. Che futuro immagina per sua nipote e per la generazione che rappresenta? Ma una vita felice rispetto alla mia che ho provato nel suo momento.